Quinta domenica del tempo ordinario. Meditiamo il capitolo 5 di Matteo oggi, domenica, e le altre domeniche che seguono. In questo Vangelo Gesù dice ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra. Se il sale perde il sapore, verrà buttato via e calpestato. Qui c'è subito da notare il verbo. Gesù dice: voi siete, non dice vi auguro che siate, oppure speriamo che siate, ma siete. Siete sale della terra anche quando vi accompagnano le debolezze, quando vi accompagna l'infedeltà, quando non siete costanti nella unione con il Vangelo, nella sintonia con il Vangelo. Siete sale della terra significa siete e dovete essere qualità umana, qualità cristiana, qualità pastorale, qualità evangelica, qualità comunitaria. Se la gente non vede qualità, vi calpesta, vi elimina. La qualità invece vi rende credibili. Siete sale. Perché usa questa espressione il sale? Il sale era un elemento preziosissimo che scarseggiava a quei tempi e c'erano varie opinioni. I greci, per esempio, dicevano che il sale è divino come gli dèi. Addirittura, esagerando, dicevano: un sacco di sale vale più della vita di un uomo. E poi Plinio il Vecchio ancora diceva: non c'è nulla di più utile del sale e del sole, sale e luce. E i romani ovviamente pagavano i loro dipendenti e anche i soldati con il sale, da qui la parola salario. Quindi quando dice voi siete il sale, dovete essere qualcosa di cui la gente ha bisogno, siete preziosi agli occhi della gente se date il sapore alla parola di Dio, se date il sapore al Vangelo. Poi, quando Gesù dice siete sale, sta nominando le tre virtù della fede o le tre virtù dell'amore, meglio, le tre virtù dell'amore cristiano, che sono il sapore, il sacrificio e il silenzio. Il sapore, cioè siete sale, dovete essere sapore, dovete dare sapore di Cristo, sapore di amore, sapore di fede, di speranza alla gente. Anzi, c'è un'espressione che dice: dovete essere quel sale e diffondere la sapienza del Vangelo. Anche la parola sapienza, la radice della parola, significa sapore, dare sapore al Vangelo, dare sapienza al Vangelo. Questo è il sapore. Ovviamente per dare il sapore il sale si sacrifica, scompare, cade nell'acqua, non si vede più, eppure è lì presente, qualcosa cambia. C'è un nuovo sapore e quando si sacrifica il sale è silenzioso. Cioè è la virtù della umiltà. Gesù dice, sottolineando e definendo con una bella definizione di umiltà: quando avete fatto ciò che dovete fare, dite sono servo inutile. Oppure sono servo utile quando io ho la qualità evangelica dell'umiltà. E terminando, vorrei nominare una giornalista cattolica, Adriana Zarri, che è morta 10 anni fa. L'Adriana Zarri parla proprio del sale del Vangelo e dice così: questo nostro tempo, negli anni 70, questo nostro tempo del rumore che stordisce, della deificazione del corpo, della morte dello spirito, ha bisogno di sapore di Cristo. Questo tempo dell'analfabetismo sulla fede, sui valori che contano, ha bisogno del sale del Vangelo. In una società dove il potere, l'astuzia, la falsità,
la prepotenza dominano, c'è bisogno, in questo tempo, c'è bisogno di testimoni cristiani che siano sale, luce e lievito evangelico.